Nel calcio si definisce una vittoria di misura quel successo sul campo maturato senza larghi margini, anzi ottenuto con un parziale essenziale per ottenere i tre punti. Così è stato ieri sera per la Triestina contro il Fano, visto che la sfida, in particolare nel secondo tempo, presagiva un pareggio a reti bianche che lasciava scontenti tutti. La misura dell'Unione è stata il calcio di rigore conquistato e finalizzato da Rocco Costantino negli ultimi secondi di gara, a rinvigorire l'entusiasmo di una curva Furlan sempre canterina a supporto della squadra. Facciamo però un passo indietro e ripartiamo dal quinto minuto, ovvero dalla prima azione della partita prodotta dal Fano, con grande spreco di Canis che svirgola col sinistro. La Triestina tira in porta all'ottavo minuto con Mensah, ma il suo di sinistro, nonostante sia nello specchio, è poco potente e centrale, facile preda del portiere del Fano, Viscovo. L'altro estremo difensore, Offredi, ci mette un pugno al 19° per allontanare la sfera dal suo palo. Il tiro che ne segue finisce alto. Qualcosa di meglio si vede al 38° con il contropiede dell'Unione. Procaccio taglia per Gomez, ma il suo tiro viene smorzato dal difensore. E con questa occasione termina il primo tempo. Nella seconda frazione il Fano dimostra di volersela giocare fino in fondo. Al 73° bel lancio dalle retrovie a pescare gli attaccanti. L'azione poi sfuma e si conclude con un pallone alle stelle. Dall'altra parte è Gatto a provare il graffio, ma il suo destro è strozzato e non inquadra la porta. Ancora il 23 in maglia rossa a ottimizzare un contropiede interrotto dall'intercetto di Viscovo, con Ferretti in agguato. Nella girandola di cambi segnaliamo l'ingresso al 78° di Rocco Costantino. Ancora Unione con Ferretti, ma la palla spila. Una sciocchezza di Mensah regala un'opportunità al Fano, poi conclusa male. Siamo al minuto 86, appena scoccato, e Costantino, nel suo aggredire alto, scippa la sfera di Sabatino, il quale lo abbraccia provocando un fallo da rigore, rimediando anche un cartellino rosso. Lo stesso Costantino si presenta dagli 11 metri e col brivido insacca la sfera in porta, festeggiando poi sotto la Furlan. Spazio solo al fischio finale per quel che resta della gara. Triestina Corsara e striscia positiva confermata per mister Gautieri, che pur soffrendo e non giocando il miglior calcio, ottiene il massimo risultato portando la sua squadra a 19 punti in classifica.